Precisione. Avevo 16 anni, ero a Napoli in teatro e cantavo nel musical C'era una volta Squignizzi di Claudio Mattone, e quella sera nel pubblico c'era il regista Gianfranco Albano, che cercava una protagonista per Rosa Furia, un suo film per la Rai. Mi vide e mi chiese di fare un provino, e da lì io mai mi sarei aspettata di diventare un'attrice. Quindi la fortuna è arrivata. Certo, eh? Te la meriti anche però, bisogna dire la verità. Allora, ciao, ti saluto, tanti auguri e stammi bene. Ciao bella, ciao. Allora, passiamo dalla nostra Irene, dalla nostra piccola Mary Poppins, molto sexy peraltro. Tira su, tira su. Oh! Vabbè, una Mary Poppins un po', diciamo, sì, moderna, moderna. D'accordo. Cara Irene, dimmi tutto. Anche a te la stessa domanda. Ok. Ti sai ricordare? Sì, no, lo so perfettamente. È semplicemente il giorno in cui ho capito che la mia passione poteva diventare il mio lavoro. Bello. Questo è stato l'inizio di tutto poi, perché ho capito che il cinema, che amavo follemente, poteva diventare la mia professione. E quindi questo mi ha cambiato tutto, anche perché io ti devo dire che certe volte quando torno a casa e la gente chiede, no? Il marito, la moglie chiedono: com'è andata oggi, amore, al lavoro? La mia risposta è: io mi sono divertita molto. Magari e quindi uno si sente anche in colpa, perché dice: ma allora che lavoro è? Certo, no, però tu lo sai, no, tu mi capisci. È durissimo, comunque ecco. Io ti auguro di mantenere per stesso entusiasmo, esatto. Perché così farai delle cose stupende. Sei stata bravissima. Irene Ferri, ti saluto, molti auguri. Martina. Eccoci. Allora, cara Martina. Sì. E a te quando è che è arrivata la fortuna? Allora, sicuramente, eccomi, di qua. Sì. Sicuramente è stato dal momento in cui mi hanno incoronato Miss Italia, perché è inevitabile ed evidente che insomma quello è stato il mio trampolino di lancio. Io dal liceale riccionese, figlia di un pizzaiolo e di una casalinga, tutto pensavo fuorché di avere questo come sogno nel cassetto, proprio non. Poi, secondo me, la fortuna arriva anche più volte. Io ci spero e ci conto sempre. E adesso la sto vivendo, perché comunque il pubblico mi ha apprezzata e mi sta accettando anche in questa mia nuova veste, che è quella, quella dell'attrice, che ho capito che mi piace come professione. Ma e quindi tu veramente stai facendo passi da gigante. Mi stanno dimostrando tanto affetto e quindi io adoro fare questo. Poi è normale, insomma, se non avessi fatto questo non avrei incontrato mio marito. A proposito di tuo marito, sì. Dunque, a Carramba. No, tu mi provi quando fai no, queste non cose. C'è qua, non c'è, bellico sta curta. No, a Carramba però tu avevi avuto una piccola discussioncina, poi lui ti ha fatto una dichiarazione d'amore stupenda. E beh, sì, siamo stati lontani quasi un anno. Ah, non era una piccola discussioncina? No, e quella sera mi hai fatto una grande sorpresa, lui anche mi ha fatto una grande sorpresa. E quindi, dopo quello? E quindi, matrimonio, poi Achille, e quindi una grandissima carrambata. Veramente, anche molto fortunata. Ti saluto, grazie. Martina, grazie di averci regalato grazie. Questo momento così grazie forte. A voi. E vai avanti così, sei bella, brava e simpatica. Tu sei un amore, vero? E come dicono a Roma, non se la tira, che è importantissimo. Grazie.